Hola, hola amici miei, ciao, ciao a tutti quanti. Allora, lunedì 17 dicembre 2018, 20:39, è il giorno fatidico, è il giorno del tanto atteso, eh sì, tanto atteso video che parlerà dei pronostici pazzi, questi pronostici che da qualche mese stanno facendo impazzire una marea di voi. Guardate, mai come questa volta, ma mai come questa volta. Ormai sono anni, più di 10 anni che faccio questo lavoro. Mai come questa volta sono stato tempestato e continuo. Fino a qualche mezz'ora fa, il caro amico Andrea, sono stato tempestato da WhatsApp, Facebook, insomma, chat, email, sul quando e come avrei messo in circolazione il file per avere questi pronostici. Il file l'ho dovuto insomma, strutturare, creare in alcuni giorni e ho dovuto fare tante piccole modifiche, insomma, ogni giorno cambiava, fino a che poi, insomma, anche con la pressione di questi amici che e dai, è pronto, e dai, è pubblico, e dai, e fa, io sono pronto, me lo compro, me lo faccio, me lo dico. Vabbè, insomma, come promesso l'avrei fatto per stasera, lunedì, ed eccomi qua, insomma, a registrare sto file, sto video che vi dirà come è nata e da dove è venuta fuori sta storia dei pronostici pazzi. Tutto è cominciato da questo video qua, ve lo ricordate? Quello sulle quote incoerenti, dove in effetti si parlava. Parlavo di alcune cose che notavo nelle quote del palinsesto di Planet Win e insomma, man mano approfondendo, io sono un amante dello studio delle quote. Io preferisco sempre più studiare sulle quote che sulle partite, e quello che ha fatti, quello che non ha fatti, insomma, la Juve è più forte tua, Raspal, l'Inter è più forte del Frosinone, ha fatto tanti gol, ha fatto, vabbè, comunque anche quelli funzionano, insomma, anche quegli studi funzionano, danno i loro risultati, i loro pronosticatori, insomma, sono richiesti e quindi studia anche quello, però personalmente preferisco sempre, da anni, ma da anni, chi mi segue lo sa, che preferisco studiare le quote anziché le partite, perché ripeto, l'ho detto già altre volte, insomma, le quote parlano e le quote raccontano quello che il quotista, che ne sa molto più di noi, vede e valuta quel singolo evento e ci raccontano un po' che cosa può accadere. Però capire come queste quote funzionano è sempre, non funzionano nel senso dell'allibramento, che significa 1x2, che significa doppia chance, ma il capire, insomma, il perché viene fuori una determinata quota, insomma, perché il quotista ha scelto quella quota, è una cosa che mi ha sempre affascinato e incuriosito, e sono anni che studio. Poi da queste quote incoerenti, insomma, di questo video, che riguardavano particolarmente la quota over, la quota con le goal e quindi di conseguenza anche l'over 1,5. Insomma, studiando su questa facciata di quote del Planet, del palinsesto di Planet, che è uno dei palinsesti che adoro di più perché è il più completo, insomma, come vedete c'è tanta roba, insomma, Planet offre tantissimo per quanto riguarda tipologie di pronostici. E quindi, insomma, dagli oggi, dagli domani, dagli oggi, dagli domani, mi è venuta in mente, ho scovato, come si dice, intercettato una teoria, e difatti ne parlavo quando cominciai a pubblicare i famosi pronostici pazzi, questi qua, che ripeto, stanno facendo impazzire tutti quanti. E difatti qua parlavo, insomma, come bellino, io però per Natale il mio prono pronti, tutto bellino, tutto natalizio, vabbè, come
vedete, lo dicevo qua, insomma, ho in mente una teoria, questo circa un mese fa, ho in mente una teoria su come individuare partite in cui può venire fuori la macchia. Cioè, quindi parliamo di un qualcosa che non ha a che vedere con il classico pronostico, però la Juve contro la Spal, vabbè, insomma, i classici pronostici che poi alla fine sono tutti quanti uguali, perché purtroppo i parametri per quello che riguarda il certo, tra virgolette, sono quelli, insomma, non... Ripeto, come dico altre volte, è difficile che troverete in giro un pronosticatore o un sito o un tipster o un professionista che vi dirà che la Spal vincerà in casa della Juve. Non ci sono i parametri per far sì che un pronosticatore dia un risultato del genere. Lo dà solo un pronosticatore tipo questo qua che probabilmente ho creato, che insomma cerca delle cose e quando queste cose si avverano, probabilmente c'è odor di macchia. Quindi parliamo di macchia e parliamo di cose che non è altamente probabile che si verificano, come la Juve contro la Spal. Quindi all'interno di tutto il palinsesto, il pronosticatore che ho creato, insomma, cerca determinate condizioni, elabora certi calcoli e restituisce delle segnalazioni, dei signals, si chiamano nel termine Forex. E allora, vabbè, questi qua, insomma, come sapete, i pronostici pazzi, avete visto, insomma, becca quota 5,32, 3,48, 6,20, insomma, doppia chance spaventose, 1,80, 1,90, 2,80 addirittura. Insomma, come vedete, ogni volta che è stato pubblicato, insomma, ha dato delle belle soddisfazioni. Invece c'è qualcuno che ha cominciato a giocarle, anche prima del pronosticatore, anche aspettava proprio che le pubblicassi. Difatti, quando non le pubblicassi, ma che oggi niente, oggi niente, e vabbè. Quindi, però, mi dispiace per questi amici che aspettavano le pubblicazioni, perché da sabato prossimo, venerdì, sabato prossimo, al prossimo weekend, non ci sarà più la pubblicazione dei pronostici pazzi, sia su Facebook che qui sul Prono Pronti, perché ovviamente dovrò rispettare chi comprerà il pronosticatore. Quindi, dal momento in cui il pronosticatore viene messo in distribuzione, in vendita sullo store, cessano le pubblicazioni gratuite dei ecco, un altro WhatsApp di attesa, del file, del video. Quindi cessano le pubblicazioni di quelli che sono i pronostici che vengono fuori dal pronosticatore. E quindi, insomma, come è venuto? È venuto fuori studiando, insomma, su questo palinsesto di Planet, ed è venuto fuori il trovatore, perché trova quelle che possono essere le macchie. Mi sono ispirato un poco al buon Verdi, al buon Giuseppe Verdi, il trovatore, e gli ho proprio voluto dare un nome italiano. Generalmente do sempre dei nomi inglesi, però non capisco perché teniamo su fatti, insomma, di come si dice, di esterizzare tutto. Vabbè, comunque, che forse i termini inglesi sono più simpatici. Comunque, questo è il trovatore. Il nome so che me ne frega poco. Quello che è importante che quello che fa il file. E allora, come vedete, il file c'è il palinsesto, ma questo che è domenica, l'ultimo che ho tirato giù. Carica l'intero palinsesto di Planet. Non lo carica in automatico, in background, perché questo nei miei file io non lo faccio, lo carica sempre con il famoso copia e incolla, per me molto più affidabile. Va bene, poi vedremo come si fa. Va bene, tanto lo sapete. Carica il suo palinsesto, insomma, appena lo carica, alcune celle, come vedete, si colorano e sono quelle delle eventuali macchie o pronostici abbastanza rilevanti e da considerare. In alcuni casi c'è una macchia proprio forte, insomma, qualcosa a volte anche a 4,50, 7,50,
7 qualcosa, insomma, da Dilemma, ma questi qua domenica non lo so che c'era, roba normale, 2,50, 2,50, 2,50, ma se andiamo a vedere nei cosi qua che abbiamo pubblicato, nei post, insomma, parecchie volte ha pizzicato, che ne so, qua per esempio, che ha pizzicato. Andiamo a vedere, ha pizzicato, quote, vediamo, 3,72, 5,10, 4,05, 2 da 4, le ha beccate tutte e due, vabbè, ma ce ne sono anche altre, insomma, poi chi vuole controllare, si va a guardare questi 11 post qui su Pronopronti e troverà, però c'è una differenza tra il primo e l'ultimo, ok? C'è una differenza di spalmazione, cioè mano a mano ho cercato di scremare quelle che potevano essere le quote più interessanti. Ho detto al file di scartarmi tutte quelle quote anche che rientravano nei parametri, ma che erano al di sotto di quota 2, quindi, ma non perché non funzionavano, perché non mi interessava cercare la quota 1,60, 1,80. Mi interessa trovare la quota superiore a 2, quindi che abbia poi una doppia chance di livello, insomma di importante, oppure anche la buona quota 2, che non è proprio una macchia, ma è una buona quota 2 che vale la pena giocare. Quindi in questa prima parte qua, vedete, fino a non goal, il file funziona in un modo, con questo criterio. Che ho questa teoria, questo criterio, questa formula, questo calcolo, insomma, mettetela come volete, insomma, sta cosa che ho trovato e che mi dà, che mi restituisce queste partite da giocare. Mentre invece qua, in virtù di un altro, come dire, algoritmo mio, insomma, un'altra cosa che stavo studiando, lo affiancai per fatti miei personali, insomma, lo affiancai a queste colonne qua che va al di fuori di tutto quello che è il calcolo, però mi servivano le quote, quindi affiancai quest'altra colonna che faceva determinati calcoli sulle quote e dava quindi dei pronostici over 1,5 e over 2,5. Mi serviva, che non hanno nulla a che vedere con questi qua. Con questo over qua, con questo over, è tutta una cosa a parte, extra, vedete? Però poi ho deciso comunque di lasciarlo dentro. E chi vuole, insomma, può eventualmente anche considerare questi pronostici qua, over 2,5 e over 1,5. Mentre invece, proprio in quello che è il trovatore, l'over 2,5, over 1,5 e goal vengono considerati in virtù di quel famoso discorso che feci nel video delle quote incoerenti, ho creato la formula e quindi il file mi segnala quelle che secondo me sono delle quote incoerenti e che comunque anch'esse hanno fino adesso dato dei buoni risultati, maggiormente sui gol e goal, maggiormente proprio anche sugli over, ma pure sugli over 1,5, che mi ricordo che addirittura pubblicai qualcosa. Dove sta quale quota incoerente? Andiamo a vedere giusto per, ecco qua, 3. Poi mi mise a fare la teoria e non le ho più seguite, però ci sono qua le quote incoerenti, vado andando a vedere. Insomma, i test sulle quote incoerenti pure non furono male, però è stato ampliato, vedete? Vedete? È stato ampliato, è stato portato addirittura anche ai segni 1, x2 e doppia chance, per avere un qualcosa di più completo. Potevo anche fare il file solo sulle quote incoerenti, ma francamente sta teoria mi ha talmente incuriosito e la pubblicazione di pronostici pazzi ha così destato tanto interesse, tanta eccitazione, euforia e quant'altro, insomma, che ho continuato su questa strada e ho creato poi il file, insomma, il trovatore completo con i segni fissi, le doppie chance e gli over under e gli over 1,5, 2,5 e quelle quote.
Insomma, come è strutturato il file? Il file carica sui palinsesti, sto palinsesto, elabora se quote. Dopodiché, qui a fianco, vedete, io ho creato un memo dove voi, inserendo il codice della partita, 20, però solo dei codici che hanno qualche cella evidenziata, non quelle senza evidenzia, senza colore, insomma, che sono quelle scartate dalla formula, quindi solo quelle che rientrano, solo quelle che vengono segnalate possono essere riportate qua a memo in questa lista qui. Questa è la lista che ho pubblicato domenica, inserendo qui appunto il codice. Facciamo per esempio questo qua, lo togliamo, tanto per farvi vedere. Allora, 7430 lo togliamo, è 1, 2, lo togliamo. Inserite 7430, che è il codice della partita Frosinone Sassuolo, questo qua, vedete, solo se, inserendo 7430 vi dà Frosinone Sassuolo. Dopodiché, che c'ha Frosinone Sassuolo? Uno e uno X, volete giocare, volete segnarveli tutti e due, mettete nel pronostico, nella P1, nella colonna P1, il pronostico 1, 1, e nel pronostico 2, 2. I codici per avere le quote in automatico e il pronostico in automatico sono questi, vedete? 1, 2, 3, 4 e 5, perché quando c'è l'over bisogna inserire il codice 3, quando c'è l'over 2,5 il codice 4, quando volete il gol e gol, segnarvi il gol e gol, inserite il codice 5, come in questo caso qua, vedete? Codice 5, codice 4 e 5, qua mi segna l'over 2,5 e il gol e gol, ok? Quindi questo qua è un memo, per poi eventualmente usarlo nelle vostre giocate, nei vostri sistemi e quant'altro. Ora andiamo a vedere come funziona il file per caricare, insomma, una cosa veloce, poi eventualmente più approfondito farò un tutorial sul trovatore specifico. Quindi andiamo sul palinsesto qua, prendiamo quello di stasera, sono su poche partite, però giusto per... si selezionano quindi i campionati che ci interessano: Francia 2, Germania 2, Spagna. È inutile dirvi che comunque vale la pena seconda, ma pure Israele, ma pure Malta e pure Gibilterra. No? Apriamo il palinsesto, ecco qua. Ora abbiamo tutta la lista, mai nessuno per l'Italia perché già è cominciato. Vabbè. Se no facciamo una cosa, andiamo qua, tanto non è che ci interessa tanto la data e quant'altro, ecco qua, vediamo un po' che c'è dato, è tanta roba, non c'è sta niente, qui non c'è niente, e qui non c'è niente, ok, però voi farete questo lavoro qua con gli eventi del giorno, insomma, ovviamente il file funziona con Planet, ma non è detto che poi dovete giocare per forza con Planet. Individuate le partite, individuate le quote da giocare, i pronostici da giocare, poi ve le andate a giocare dove volete, insomma, quindi non è detto che dovete per forza giocarli su Planet. Planet è solo lo strumento, è il sito da dove prendiamo queste cose, queste quote. Vabbè. Allora, ammesso che voi abbiate, ma non facciamo ammesso perché ormai ho capito, facciamo proprio le cose come devono essere fatte, forse sono poche partite, ma sono tre partite, quattro partite, allora, per farlo oggi sto video dobbiamo prendere per forza 3 giorni giustanini. Vabbè, allora tutti, andiamo a vedere, Italia, Italia B, è inutile dirmi insomma che è meglio sempre affidarsi a quelli che sono i campionati maggiori, e in particolare ho notato che la formula, il file non funziona molto bene con per esempio l'Italia Serie C. Quindi eventualmente scartate l'Italia Serie C, scartate tutti i campionati Serie C minori e quant'altro e prendete solo
quelli che sono i campionati principali, anche tutti, ma che siano principali. Ok? Tutte queste cose, Becker, coppette, campionati UC e campionatini, lasciateli stare. Greci Super League, tazza do Portogallo, non ci interessa. Vediamo, Portogallo Primera Liga e Portogallo, vabbè, fermiamoci qua, no? Ok, caricate quindi il palinsesto, vediamo un po', ammesso che sia quello del giorno e sia fatto così. Ok, vabbè, controllatina, la prima della C di calcio qua, andiamo e tiriamo giù, come siamo soliti fare, dei copioni cinesi, eh? Va giù, va giù, va giù, va giù, va giù, le copie tutte quante. Ecco qua, l'ultimo numerino qua in basso, vedete, questo qua. Non oltre. Dopodiché, solito CTRL C o copia con il tasto destro. E ce lo teniamo in memoria. Ora, cancelliamo quello che c'è qua. Poi, clicchiamo sulla freccia e portiamoci tutto il palinsesto. Ecco qua. Pronto. Qua dobbiamo pulire, usiamo il bottoncino, ecco qua, va bene? E ha preparato, ci ha dato per esempio questo 3,10 qua, con l'1,61 qua, ci ha dato questi tre qua per quanto riguarda le incoerenti, questi qua per quanto riguarda le incoerenti, questo 3,52, questo 3,82, 3,10, ora tenete 3,94, ora tenete presente che queste qua sono le quote di partite che giocheranno oggi 17, fra 4-5 giorni, insomma il prossimo weekend, per cui insomma poi bisogna sempre bene caricare il palinsesto del giorno e possibilmente anche fare una verifica se la quota rimane uguale un poco prima di giocarle. Allora 80, 360, che c'è di più? Poi c'è qualcuno 10, 2,10, qualcuno sa di cosa sto parlando. Vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po'. Poi c'è qualcuno che insomma in queste 11 pubblicazioni dei pronostici pazzi, insomma, ci ha studiato anche egli sopra e poi ha ancora di più scremato le quote e ha ottenuto dei successi, insomma, mi mandano messaggi euforici e quant'altro, insomma. E quindi suppongo che sia vero, non vedo perché dovrebbero dirmi delle bugie. Facendo, e poi è anche dimostrato, insomma, e quindi sono delle foto, ma anche basta andare a guardare sui pronostici pazzi, cioè io sono andato a guardare sui pronostici pazzi, insomma, quello che loro mi dicevano e effettivamente risultava così. Non ve lo posso dire perché sono studi loro, ma comunque, studiandoci sopra si possono ancora di più scremare e migliorare. Io non l'ho fatto perché significava proprio scremare troppo al massimo, e siccome anche altre quote vanno bene e hanno funzionato bene, insomma, perché poi alla fine a me quello che è interessato è stato questo qua. Vedete? Questo è il calcolo che mi interessa. Queste sono le 11 pubblicazioni. Va bene, prima pubblicazione 37 e 20, 12 esatti del segno base e 21 esatti della doppia chance. Però qui non c'era il range che poi c'è la scrematura al di sopra della quota 2 che ho poi fatto in seguito. Quindi c'erano anche 37, poi man mano sono scesi 23, 14 e quando c'è stata la vera e propria scrematura poi diventavano sempre di meno, vedete? Però, ciò nonostante, ho notato che tutte le pubblicazioni hanno mantenuto una media, e cioè, per quanto riguarda i segni fissi, c'è un terzo di quelli segnalati che entrano, ok? E poi c'è invece tre quarti delle doppie chance che entrano. E però sono sempre delle doppie chance abbastanza altine, 1,50, 1,40, 1,60, 1,70, 1,90, 2,10.
Insomma, sono delle doppie chance altine. Per cui abbiamo un terzo dei pronostici base che entrano. Stiamo parlando di macchie, quindi non va aspettato 80-90% di macchie su macchie. Quando se ne trovano un terzo, è già siamo fortunati. Quindi non è che è il 70-80% di come dire, di risultato, insomma, di pronostici esatti su quelli tradizionali. Queste sono macchie, insomma, già il 30-40% che viene fuori, 32, 43, il 43, il 36, 38, il 50%, va bene, ne ho 4, 27%, 33%, 29, 29, quindi una media del 34%. Insomma, stiamo parlando del 30-40% di resa, di resa esatti di macchie, macchie, sapete, roba sporca, no? Quella roba che non dovrebbe uscire, non si dovrebbe vedere, e invece si vedono con il trovatore. Ok, quindi abbiamo caricato, avete visto come si fa, si copia, insomma, gli eventi del giorno, si buttano qua dentro e subito si ha tutta la situazione. Dopodiché, e vogliamo annotarci 11.61, andiamo qua, come ho detto prima, 11.61, che ci dà 1 e 2, 1 e 2, 1 e 2, vabbè, e ce lo segniamo. Qua sopra ci dà il moltiplicatore, che poi arriverà a dei numeri spaventosi, ma comunque. Quindi con questi codici qua, i 5 codici da inserire nel P1 e P2, si avranno i relativi pronostici con le relative quote. Ok, questo è il bottoncino per cancellare. Poi invece ho sotto quest'altra utility, ho inserito, perché nel caso in cui qualche partita cambi la quota, e guardate, anche un decimale di quota è importante, cioè se da 306 diventa 305 è meglio che andate a fare una verifica qua dentro ed eventualmente scartare. Se era 1 e poi vi dà il 2, scartate proprio la partita. Quindi inserite le tre quote qua dentro e vi darà il segno fisso. 1 o 2, perché se è 1 poi c'è l'abbinata 1 X, se è il 2 c'è l'abbinata X2 da giocare. Inserite le tre quote e vedete se vi dà ancora lo stesso segno, bene, se il segno è cambiato lasciate stare, oppure insomma giocate il segno cambiato, così come preferite. Si può anche giocare, però io personalmente scarto, però non questo tanto è per le singole, perché ovviamente quando avete caricato 20-30 partite che vi ha dato qua il trovatore, andarle a controllare tutte e 20 e 30, insomma, poi siccome sono in orari diversi e quant'altro, insomma, una volta giocate sono una volta giocate, anche se poi a mezz'ora prima dell'inizio cambia la quota, ormai l'avete giocata. Però, ciò nonostante, io li pubblicavo la mattina, quindi molto tempo prima che le partite giocassero, insomma, abbiamo avuto quelle medie, per cui insomma, anche se le quote cambiano, tutto sommato, le medie sono quelle. Poi insomma, comportatevi come meglio credete. Vi ripeto: poi sul file e sui risultati dei file, ognuno di voi può studiarci ulteriormente ed eventualmente chiedermi delle integrazioni, delle modifiche. Sono sempre qui disponibili a migliorare il file o a personalizzare il file. Io con questo file ho ottenuto quei risultati. Dopodiché possiamo andare oltre come vogliamo. Però, dato che il file da fuori, insomma, restituisce 15, 20, 10, 8 partite da giocare, e abbiamo queste condizioni, cioè un terzo e il 30%, 40% e 70% di quello giocato che entra, era ovvio, era necessario, si è creata la necessità di creare un file che gestisse poi le giocate e il trovatore. E quale modo migliore poteva essere se non date quelle medie, se non i sistemi a correzione d'errori. E quindi,
Il buon Vincenzo Boavita si è messo sotto e ha fatto una cosa che da molti anni volevo fare, ma che non avevo mai il coraggio di farlo perché è un lavoro spaventoso. Pensate che per fare questo file, composto di 4 fogli, va bene? Ogni foglio ho dovuto scrivere a mano, circa 400 righe. Righe così, eh? Formula per formula, pronostico per pronostico, un lavoraccio spavento, 400 righe per ogni 1600 righe ho dovuto scrivere, che insomma fuoco per incollo, insomma fa niente, andava scritta per fare una cosa certa e tranquilla, andava scritta cella per cella, riga per riga, colonna per colonna, e vabbè, l'ho fatto. Però ovviamente l'ho limitato perché sono tanti, insomma, a determinati, diciamo, i più comuni sistemi a correzione, quindi abbiamo 17 sistemi a correzione, ma realmente ne sono 16, perché l'ultimo è 8 su 9, insomma, è un solo errore, sui 9, voglio dire, abbiamo 9 la possibilità di gestire con questo file fino a 9 eventi, e con questi 9 eventi abbiamo tutti questi sistemi qua già belli e pronti. Dice, vabbè, insomma, necessità ci sta, tanto i sistemi a correzione di errori integrali, basta andare sul sito, si inseriscono le partite, insomma, e quindi il sistema, il buon bookmaker ci dà già tutto l'ambaradan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, andando su, 6, 7, 8, 9 e 10, vabbù, ecco qua. Dice, vabbè, ma andiamo qua, facciamo 9, va. Andiamo qua, 9, mettiamo sul sistema. Ok, c'è già tutto bello pronto e ci dice che voglio giocare 6 a correzione errore, 6 su 9, 84, voglio giocare 50 centesimi. Ok, 50 centesimi. Però, caro amico mio, ed era la mia dannazione in questi anni per cui volevo creare il file. Il boom book ci dice che cosa andiamo a giocare, quanto spendiamo e quanto eventualmente vinciamo con tutti i bonus, questo e quell'altro. Però non ci dice se di queste 84 colonne in totale, anziché c'è la minima, e se noi prendiamo solo 6 su 9, ma se ne prendiamo 7, se ne prendiamo 8 delle 9, quante colonne vinciamo, quanto vinciamo, eh? E ogni singola bolletta quanto vince, questo non ce lo dice, non ce lo dice nessun book, e siccome c'è la necessità di doverlo sapere per potersi regolare di come impostare il proprio sistema, se metterci le doppie chance, metterci invece i segni fissi e quant'altro. E allora mi sono creato questo file, ho dovuto creare questo file anche su richiesta veramente di alcuni attendisti che dicevano, vabbè, ma come fai con un file che fa sul sistema a correzione? Vabbè, insomma, eccolo qua. Per cui, come vedete, integrale ci dà per qualunque tipo di sistema. Andiamo a giocare, vediamo un po' questo qua di 20, per esempio. Ci dice bolletta per bolletta quanto vinciamo, e inserendo qua dentro di 9, questo mo per esempio che è il 3 su 6, vabbè, dovremmo giocare 6 partite, comunque delle 6, inserendo per esempio 4, ci dice quante bollette abbiamo vinto qua, schedine vincenti, totale delle vincite, se abbiamo vinto abbiamo perso, e quanto abbiamo vinto e quanto abbiamo perso. Questo poi pure faremo un tutorial a parte, ma ve lo mostro così per avere subito l'idea. Praticamente poi che cosa ho creato? Dice, vabbè, però sono 9 eventi. Questi sono tutti quelli che possiamo giocare come sistemi già pronti, però io questo qua lo voglio scomporre. Non voglio, siccome fino a, ho 9 eventi, però per 9 eventi io ho solo l'8 su 9.
Io questo qua me lo scompongo anche per una questione di rischio, di dimezzare il rischio, spalmare il rischio, insomma, sull'intero sistema. Per cui ho 6 partite, tanto per dire, anziché 9, e quindi mi scelgo il mio sistema per le 6 partite, il 2 su 6, il 3 su 6, il 4 su 6, il 5 su 6, e quindi qui nell'integrale ho tutto bello e pronto. Oppure ho 9 partite come massimo che posso inserire, e me le scompongo in tanti sistemi, in almeno 2 sistemi. Vabbè, quindi prendo, inserisco le 9 partite, inserisco i pronostici, le quote, e poi me ne vado su scomposto. Vedete? Su scomposto, qui inserisco di quelle 9 quante ne voglio nella prima scomposizione, 4, e mi prende le prime 4. Ok? Ho 4 partite. I sistemi disponibili in giallo, vedete, per 4 partite sono 2, la 2 su 4 e la 3 su 4. Me lo imposto a 2 su 4. Ok? Ci metto la mia puntata e qui ho i calcoli di quello che potrebbe venire fuori. Le singole vincite con queste quote, che cosa viene fuori? Ok? Se ne prendo 2, i primi 2. Ecco, mi dice, ho preso una sola schedina, ho perso il 30%, ho vinto 4,20, ma siccome ne ho giocati 6, ho perso 1,80. Ma se ne prendo 3, ho vinto il 120%, se ne prendo 4, non ne parliamo proprio. Ok? Però mo mi restano gli altri 5. Ok, allora andiamo su scomposto 2 e me li ritrovo già qua, gli altri 5. Non li devo né inserire né mettere niente. Solo nel primo scomposto devo inserire quanti ne voglio dei 9. Dopodiché, automaticamente il file mi scompone gli altri 5 e me li inserisce. Mi segnala quali sono eventualmente i sistemi disponibili per 5 partite. Quindi mi dice 2 su 5, 3 su 5, 4 su 5. Diciamo che giochi 3 su 5. Ok, me lo segnala, mi dice tutte le partite, mi dice tutto fatto come già vi ho detto, e tutto resta a posto. Ma c'è ancora di più. Ho giocato lo scomposto 1, ho giocato lo scomposto 2, perché poi una volta scomposti così posso andare là nel, non devo fare tutte le 10 bollette io. Scomposto così e visto i fatti miei, visto che tutto mi sta bene, mi va bene così, non devo fare altro che andare sul book, prendere queste 5 partite, segnare, insomma, ovviamente i pronostici e quant'altro. Cliccandole, le metto nella bolletta, vado sul sistema, gioco 3 su 5 e so che sarà questa la situazione. Ok? Però mi sono lasciato aperta anche una terza porta. Ecco qua. Questo è un memo che mi appare che mi dice come ho giocato le 9 partite nei 2 sistemi, nel caso non va avanti e indietro nel file, nel caso mi dimentichi il codice e la partita, e come le ho io. E come le ho distribuite nei primi 2. Allora mi dice che mi sono fatto un primo di 4 di 4 e 20 e un secondo di 5 e 20. Però io voglio fare di più. Voglio prendere alcuni eventi di qua, alcuni eventi di qua e andarmi a creare un terzo sistema. Va bene? E quindi prenderò, per esempio, che ne so, il codice 2, quindi la partita Juve-Inter, il codice 4, quindi la partita Parma-Chievo, il codice 6, il codice 8 e il codice 9. Ecco qua. Di quelle 9 partite là me ne sono scelte altre 4, ma no, gli fai 5, eh. Mettiamo pure il 7. Va bene. E allora mi faccio un altro sistema 3 su 5 di 10 partite, prendendo qualcuna di qua e qualcuna di qua. Nel caso che qualcuna di queste risulta, il dubbio o il presentimento che qualcuno può essere troppo una macchia, va bene, la metto ancora in un altro sistema a correzione dell'errore e mi scarta ancora ulteriormente l'errore. Quindi mi posso comporre il sistema ancora qui come voglio io e a tanti altri sistemi come voglio io, partendo da quei 9 che inizialmente imposto in questa tabellina qui. E questo è a supporto di Planet, del trovatore. Ovviamente i 2 file possono essere venduti separati, possono essere richiesti separati,
non è detto che l'uno implica per forza l'acquisto dell'altro. Uno vuole solo il trovatore, prende solo il trovatore, vuole solo Corrector, prende solo Corrector, di nuovo torna il termine in inglese, vuole i due, gli conviene perché i due in accoppiata risparmia. Ok? Quindi questa è l'infarinatura, questo è il file, questi erano i pronostici pazzi, che hanno fatto impazzire, stanno facendo impazzire, hanno fatto impazzire perché ormai è finito. Insomma, non mi nascondo che pure io ne sono rimasto sbalordito, perché era una teoria, era un qualcosa, però poi averla capita, averla beccata, averla, è sempre una gratificazione, è sempre una soddisfazione, è sempre un orgasmo. E a me piace. Quindi è piaciuto a tanti di voi. Tanti di voi eravate in attesa di questo video. Il video è uscito, il file è uscito, i file sono pronti. Ora potete cominciare a richiederli. Io non penso che non c'è nulla più da dire, vi ho mostrato la cosa più importante. Ora 40 minuti, insomma, perciò mi chiamano Zeffirelli dello betting, Zeffirelli del betting, perché i miei non sono tutorial o che ne so, promozioni. Sono proprio film, durano come i film. Vabbè. Avete ragione, sono logorroico forse, boh. Boh, 41 minuti. Un abbraccio a tutti quanti voi, fatemi sapere che cosa ne pensate. Il file è da capogiro veramente, come dice qua, le quote sono da capogiro, insomma. Vale la pena, vale la pena, l'abbiamo già dimostrato. Un abbraccio a tutti quanti voi, buon Natale, buone feste, a chi mi ami, a chi mi odia. So già che poi il file andrà in giro e si dirà che è un'altra cazzata di Boa Vita, si dirà che è un'altra cosa di Boa Vita, qualcuno poi lo inserirà nel suo store, lo venderà sotto costo. Però fate attenzione perché mi sto facendo furbo. Sto facendo furbo. Un suggerimento, ma no, perché sapete, ormai sono anni. Però dico da un po' di tempo fate attenzione a comprare questi file dai rivenditori. Dopo non venite da me. Dopo, è un avviso, un avvertimento. Dopo non venite da me. Che solo chi ha comprato da me riceverà quello che deve ricevere. Gli altri si rivolgono al rivenditore. Mi sto facendo furbo. Basta. Ok. Visto che do tanto e ricevo solo pagine e pagine di forum di. Vabbè, un abbraccio, buon Natale a tutti quanti. Bye bye.